Bentornati come sempre a Live Social, interviste e storie, il nostro hashtag che vi ricordo, così come vi ricordo anche la nostra pagina Facebook dove ritroverete anche i video delle nostre interviste. Ma siamo pronti ancora una volta per aprire il nostro spazio, la nostra rubrica dedicata alla salute e al benessere, quindi questo nostro intervento lo troverete anche sul nostro portale dedicato, ovvero medicinaregionelazio.it. Parliamo con la nostra ospite che è già pronta al mio fianco, ovvero la dottoressa Stefania Romano, psicologa che saluto, quindi salve dottoressa e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per avermi ospitato oggi qui da voi. E grazie a lei dottoressa per aver accettato il nostro invito. Faremo una panoramica su un tema che è più che mai attuale, ovvero le terapie a distanza, le terapie da remoto, quindi un tema che è diventato un po' una stretta necessità, se vogliamo, durante il periodo della quarantena, quindi abbiamo fatto un po' di necessità virtù, se vogliamo, ecco, durante questo periodo. Quindi dottoressa, innanzitutto volevo sapere se dopo la quarantena, dopo diciamo il termine comunque del lockdown, le consulenze da remoto stanno comunque hanno preso un po' piede, sono entrate un po', se vogliamo, un aspetto anche quotidiano del suo lavoro, ecco, anche se è finita un po' la situazione di emergenza che aveva portato a farla diventare una cosa così attuale, ecco. Sì, diciamo c'è stato dopo il lockdown e durante il lockdown quasi una spinta propulsiva, no? Ad utilizzare questo strumento che in realtà io personalmente già utilizzavo da tempo, però c'è stata, data la situazione d'emergenza, un proprio utilizzo molto più forte, utile e potente per riuscire a far fronte a questa emergenza psicologica e dare sostegno alle famiglie, quindi il remoto ha preso proprio una spinta propulsiva. Oh, ecco, quindi comunque era una modalità attraverso la quale lei già lavorava prima, se vogliamo, che fosse sì, sì, insomma una cosa più che mai necessaria, ma ovviamente con la quarantena è stata una grande diffusione, anche evoluzione, se vogliamo, ecco, della consulenza da remoto, e quindi anche oggi viene comunque, ecco, effettuata senza problemi, anche oggi certo. Si può insomma portare avanti una consulenza da remoto. Molti magari hanno un po' dei dubbi, ecco, su chi magari dice che la presenza, comunque diciamo la consulenza fatta di persona face to face, se vogliamo, è un po' ineguagliabile o comunque insostituibile. Ecco, lei dottoressa cosa ne pensa riguardo? Si può comunque svolgere un buon lavoro, una buona consulenza anche senza la presenza fisica della persona, oppure c'è sempre qualche limite, se vogliamo, sotto questo punto di vista? Allora, diciamo, come tutte le cose ci sono aspetti di vantaggio e svantaggio. Personalmente dipende anche, io credo, dall'approccio al tipo di terapia che viene utilizzato. Il mio è un approccio all'intervento breve strategico, modello Nardone, quindi noi abbiamo un approccio che usa un aspetto molto pragmatico della terapia, che viene poi utilizzato dando delle prescrizioni e controllando il tutto seduta dopo seduta. Quindi questo approccio permette un utilizzo molto ampio anche ed utile ed efficace della terapia online. Ovviamente non tutti gli aspetti di una difficoltà o di un disturbo psicologico possono essere, no, lavorati e approcciati per una consulenza online, ma bisogna dare prima una valutazione attenta, soprattutto nel primo contatto che può avvenire anche telefonicamente, valutando un po' il quadro della situazione. Bene, quindi possiamo comunque affermare senza problemi che si riesce a fare un ottimo lavoro, ecco, anche attraverso la consulenza da remoto, al pari, se vogliamo, ecco, della consulenza fatta di persona, però l'unico presupposto, diciamo, che ci sono alcuni disturbi, alcune comunque tematiche che si possono affrontare in una consulenza da remoto, altre che sono un po' più complicate, altre se non no. impossibili da fare. Esattamente. Andando più nel dettaglio in merito a questo, quali possono essere, anche magari in base alle sue specializzazioni, comunque i principali disturbi, le principali tematiche, ecco, che si possono portare avanti in una consulenza da remoto? Allora, si possono portare avanti sicuramente attività di counseling in generale, quindi di sostegno psicologico al singolo, alla coppia, alla coppia genitoriale, amorosa, attacchi d'ansia, attacchi di panico, depressioni, anche semplicemente, soprattutto dopo il lockdown, una difficoltà di riadattamento a questa nuova realtà che noi abbiamo intorno. Ovviamente se andiamo e quindi sforiamo nell'ambito dei disturbi di personalità con aspetti che possono essere più o meno psicotici, ovviamente lì non si può intervenire. Quindi però sfociamo un po' nel patologico, se vogliamo, a livello di disturbi della personalità, insomma serve comunque un percorso di psicoterapia che è, credo, complicato, se non impossibile, ecco, da poter comunque svolgere da
da remoto. Quindi, insomma, se vogliamo, può essere solamente questo l'unico limite della consulenza da remoto, oppure ci può essere qualche altro limite, magari non sempre ricorrente, che può derivare anche magari dal paziente che si ha di fronte, magari non so, una certa reticenza da parte del paziente appunto ad aprirsi un po' con lei, magari questo può succedere un po' più facilmente da remoto piuttosto che in studio, me lo dica insomma lei che sicuramente ne sa più di me, insomma. Ecco, quello che può essere ovvero difficoltoso, quindi nella relazione col paziente, è una difficoltà da parte del paziente di utilizzare lo schermo come un qualcosa di protettivo e di distanziante, e quindi facilitare l'abbassamento della motivazione al cambiamento. Ah, ecco, quindi bisogna anche motivare, se vogliamo, un po' il paziente nel esattamente. Percorso. Assolutamente sì, è importante soprattutto nel primo intervento, quindi di consulenza, curare molto la relazione e la comunicazione. Ah, ecco, quindi sono i due aspetti alla base della buona riuscita. Alla base della buona riuscita, sia in presenza che da remoto. Ovviamente da remoto, come dicevo prima, c'è lo schermo dove il paziente può, diciamo, facilitare il suo aspetto difensivo. Questo ovviamente il terapeuta esperto deve valutarlo e in realtà ci si accorge di questo. Ecco, oh, certo. Questo potrebbe essere uno dei limiti o delle difficoltà, come anche una poca dimestichezza con l'utilizzo della tecnologia, certo. Oppure quello che ho sperimentato lavorando da remoto è non avere spazi di privacy adeguati. Ecco, quindi magari anche volendo effettuare la consulenza, anche volendo aprirsi insomma con lei, magari c'è, non so, qualcun altro, ecco, in presenza, che comunque certo non è il massimo, insomma, credo che sia complicato. Poi possa anche, diciamo, precludere, se vogliamo, la possibilità di svolgere, ecco, la seduta in questo caso. Assolutamente sì, limitare. Durante il lockdown la mia esperienza è stata quella di entrare nelle case di tanti pazienti, ma ogni volta di cercare degli spazi utili alla privacy, al silenzio. Non è stato sempre facile, infatti. Soprattutto con famiglie, con bambini, certo. È stato molto difficile. Oh, ecco, quindi diciamo che bisogna comunque, se possibile ovviamente, perché poi diciamo che non sempre è possibile, ritagliarsi comunque anche uno spazio proprio personale, ecco, di privacy, dove poter insomma stare tranquilli per quell'oretta, quanto può durare insomma la consulenza. Quindi anche la privacy insomma è alla base di questo discorso, così come anche comunque avere delle nozioni base, se vogliamo, informatiche, quindi anche sapersi muovere insomma comunque attraverso i software, diciamo, che possono essere, immagino, Skype o Zoom, insomma chi per loro, quindi anche sapere insomma qualcosina a riguardo è ovviamente insomma fondamentale, perché poi anche in questo caso, non sapendolo utilizzare, si potrebbe non poter effettuare la consulenza per questo motivo, che mi sembra un po' insomma un po' un motivo, come dire, mi sembra un buon motivo, ecco, per non effettuare una consulenza comunque. Sì, assolutamente, infatti spesso io ho dovuto fare della consulenza sull'utilizzo degli strumenti. Quindi diciamo, insomma, io personalmente utilizzo Skype piuttosto che Zoom, perché non può essere criptato, e quindi sempre a tutela della privacy noi siamo molto attenti alla deontologia, certo. Soprattutto sull'online da remoto, e anche per l'autorizzazione ai dati personali, il consenso informato viene inviato, fatto leggere e firmare dal paziente, dopodiché si inizia. Quindi spesso mi sono trovata a spiegare questi aspetti. Una lezione utili. Introduttiva, quindi. Assolutamente, ma devo dire che anche personalmente ho potuto perfezionarmi in questo, quindi diciamo abbiamo trasformato un limite in una grossa opportunità. Però dicevamo che, dottoressa, il limite più grande può essere appunto la difficoltà da parte della persona ad aprirsi un po', ecco, con il terapeuta, con lo psicologo comunque. Specialmente poi con uno schermo, ecco, a dividere un po' insomma lei e il paziente. Quindi serve comunque anche la compartecipazione del paziente, ovviamente, in questo caso. Quindi ovviamente lo psicologo, il terapeuta, insomma anche il più esperto, deve avere comunque anche un po', diciamo, di ausilio, di aiuto da parte del paziente, che deve anche capire che in quel contesto è necessario che lui insomma si apra e non abbia reticenza o vergogna insomma di parlare di queste tematiche, perché c'è ancora un po' questo luogo comune. Sì, c'è ancora un po' di resistenza, nonostante insomma si è visto come l'utilizzo da remoto, quindi della terapia online, abbia invece avuto in questo periodo soprattutto, sia stato di grande utilità e abbia avuto una grande spinta propulsiva. Però in genere dopo un po', ok, si apprezza
si apprezza, e quindi diciamo il paziente, anche quello meno esperto, un po' come tutte le capacità umane, no? Sviluppa una sorta di adattamento al nuovo strumento, e si vede che man mano si prosegue con gli incontri, cambia anche la modalità proprio comunicativa del paziente, relazionale, e quindi ci si accorge che in realtà apprezza invece lo strumento. Ah, quindi può essere un po' un discorso, diciamo, progressivo. Sì, sì, assolutamente sì. Si vede anche, si capisce comunque che il paziente sta anche acquisendo magari fiducia, certo, nei suoi confronti, che anche quello poi... Fiducia e empatia credo siano alla base poi di una buona riuscita del percorso. Comunicazione, relazione, attraverso questo passa la tecnica. Se non ci si basa su questo, certo, non va avanti la terapia. Tornando anche al discorso di prima, sono, diciamo, i presupposti immancabili in questo caso. Immancabili. Volevo sapere se c'è qualche altro aspetto, un'ultima informazione o consiglio che vogliamo dare a chi ci ascolta, o per quanto possibile, visto comunque il tempo a nostra disposizione, abbiamo fatto un discorso abbastanza esaustivo su una tematica che è molto vasta comunque, ecco. Sì, assolutamente, il consiglio che posso dare, mi sento di dare adesso, è approfittare di questa opportunità della terapia da remoto per poter, no, anche da casa poter usufruire dei servizi di consulenza e di sostegno di psicologia online senza spostarsi. Quindi anche in questo caso tutela della privacy per chi potrebbe avere difficoltà a spostarsi ed entrare in uno studio di psicologia. E anche quello poi può essere, insomma, un problema, specialmente in questi tempi, ecco. Quindi, certo, dottoressa, io lascerei come sempre che siano gli ascoltatori, comunque, per chi volesse, ad approfondire insieme a lei il discorso da noi oggi affrontato, e quindi vorrei informare chi ci sta ascoltando, appunto, che la dottoressa Stefania Romano riceve a Cisterna di Latina, in particolare in Largo Giupponi numero 8. La troviamo anche sul web e sui social, c'è innanzitutto un sito di riferimento, ovvero www.dottoressastefaniaromano.it. Sui social la troviamo su Facebook e su Instagram, in entrambi i casi cercando Stefania Romano, psicologa clinica, ma per avere un contatto diretto c'è anche un numero di telefono, ovvero il 333 1695 754. Abbiamo anche due mail di riferimento, la prima stefania.romano71@hotmail.it, la seconda stefania.romano7182@gmail.com. A questo punto non mi resta che ringraziare ovviamente la nostra ospite, io ringrazio quindi la dottoressa Stefania Romano, che saluto. Grazie dottoressa, è stato un piacere. Grazie a lei altrettanto, grazie dell'ospitalità. Grazie mille ancora dottoressa, arrivederci e buon lavoro, grazie mille. Grazie anche a lei.